Num omeri fabulas eri diligenter legistis, nobiles discipuli? Forse ieri avete letto num eri legistis diligenter, attentamente, fabulas omeri, le storie di Omero, nobiles discipuli, nobili allievi? È la domanda che il pedagogus rivolge ai due figli di Publio Cornelio Scipione. La particella num segnala la natura retorica della domanda. Si tratta cioè di una domanda che contiene in sé implicita la risposta, e la risposta è negativa. Ex nobis magister quesivit, il maestro ci ha chiesto: num omeri fabulas eri diligenter legissemus. Se forse ieri, num eri, avessimo letto legissemus diligenter con attenzione omeri fabulas, le storie di Omero. Publio, il maggiore dei due figli di Publio Cornelio Scipione, riformula la stessa domanda retorica del maestro in forma indiretta, utilizzando la stessa particella num che abbiamo tradotto con se forse. Nonne Socrates sapientem beatum putavit? Forse Socrate non considerò nonne Socrates putavit. Sapientem, il sapiente, il filosofo, come beato? La risposta a questa domanda è sì. Si tratta cioè di una domanda retorica che prevede una risposta affermativa. Come tale, in latino è introdotta dalla particella nonne, che abbiamo tradotto con forse non. Quesitum est ex Socrate? Fu chiesto a Socrate, nonne sapientem beatum putaret. Se forse non considerasse nonne putaret, il sapiente, sapientem, il filosofo, beato. È la stessa domanda di prima, dunque sempre retorica, ma posta nella forma indiretta perché dipendente da quesitum est, fu chiesto. Anche nella forma indiretta, tale domanda è introdotta dalla stessa particella nonne che abbiamo tradotto con se forse non. Ricapitolando, l'interrogativa indiretta retorica, se negativa, è introdotta dalla particella num e ha il significato di se forse. Se invece è affermativa, è introdotta dalla particella nonne, che va tradotta con se forse non.